Buongiorno a tutti, anzi buonasera, siamo di nuovo in Scozia, siamo tornati ieri sera e siamo andati a fare una spesa oggi, adesso praticamente sono le 17:17, bellissimo, fuori è tremendo, ho dovuto accendere tutte le luci, spero vediate qualcosa, comunque spesa come avrete letto dal titolo per la dieta o comunque un'alimentazione un po' più sana, perché non c'è bisogno che io vi dica quanto e come abbiamo mangiato in queste ferie in Sicilia. Tutto buonissimo, ma ovviamente c'è un gattino in lettiera, ma ovviamente tutto molto pesante, fritto, pasta, pizza, arancini e così via. Comunque sono solamente un lontano ricordo, perché adesso ci mettiamo in riga. Siamo stati al Tesco e alla Lidl. Lidl ho speso 60 sterline, quindi circa credo 80 euro, e da Tesco invece 29, quindi circa non so 50-45 euro. Allora, ovviamente la lattuga, perché la dieta è tutta una strada insalata, no, in salita. Comunque iceberg, ho preso questa qua imbustata per fare prima, sono sincera. Poi ho preso dei dessert proteici, questi sono per gli spuntini, vanno bene per quanto riguarda tutti i nutrienti che hanno, sono con pochi grassi, proteine. Anche il Nutri-Score qua che vedete è verde, quindi ok, sono 6 alla vaniglia. Poi abbiamo preso i simil Danacol alla fragola, anche questi per gli spuntini. C'è Lana che sta facendo un macello, non lo so quello che sta facendo Lana. Poi il mio ragazzo ha preso queste gallette di mais leggermente salate. Poi 1, 2, 3, sto cercando nella busta per farveli vedere tutti in una volta. Questi yogurt proteici contengono 22 e 25 grammi di proteine e li abbiamo presi appunto per gli spuntini. Questo è alla pesca, poi c'è passion fruit, mango e papaya, quelli sono i miei. Ovviamente il mio ragazzo si è preso cioccolato e caramello e caramello salato. Non sembra una dieta questa, comunque. Poi due pasti per me vegetali, questi qua li prendo spesso, sono queste piccole polpettine con ceci e spezie, quindi mi fa da pasto, e idem questo, sono due hamburger di barbabietole. Poi cercherò anche di farli io quando avrò tempo. Poi abbiamo preso petto di pollo arrosto affettato, sono 200 grammi, una bella confezione, questa è per tutte e due, diciamo metà ciascuno. Poi lui si è preso petto di pollo, che poi andrò a fare a tagliare, a fare a cotolette. Abbiamo preso una bella zucchetta, guardate che bellina, non so che tipo di zucca è, però è molto carina, e l'abbiamo presa. Poi queste cose vanno subito in freezer, me le ho dimenticate. Abbiamo preso dei gamberetti, è un mix per quando non ho tempo, ci sono piselli, carote, cavolfiore e broccolo. Vado subito a metterli in freezer. Ok, fatto subito. Poi abbiamo preso come frutta delle prugne, già qui non mi entra più niente, le ultime pesche nettarine, perché ormai non è più tempo. Poi abbiamo preso 6 mele gala, piccole sono, non sono grandissime. Poi un succo alla mela, questo è molto buono, ve l'ho già detto parecchie volte, quindi se non vogliamo fare colazione con il latte,
ci prendiamo mezzo bicchiere di succo. Poi siamo passati dal latte parzialmente scremato a quello solo scremato, quindi meno grassi. Poi ho preso una piccola salsa di pomodoro ciliegino siciliano. Queste bottiglie sono realmente quelle che si usano in Sicilia per fare le passate ed è molto carina, l'ho voluta prendere. Poi dei ceci della settimana spagnola, 99 centesimi questi, convengono, sono buoni. Poi abbiamo preso del pane di segale, credo sia questo qua già affettato, vediamo, non ho idea di come sia. Poi siccome un giorno abbiamo anche dei sottaceti, ho preso questi qua che sono cetriolini, peperoni, cipolline e olive e credo dei peperoncini tipo piccanti, li ho voluti prendere. Poi abbiamo preso questi due, queste barrette, c'era scritto novità, infatti nuove, sono lamponi e cioccolato bianco e caramello salato e hanno 68 e 67 calorie, come vedete il Nutri-Score è verde e giallo, quindi va bene. Ho preso queste, poi abbiamo preso questa granola che diciamo era quella che faceva meno schi, si può dire, di tutti, e inoltre anche più proteine, quindi meglio ancora, ci sazierà di più. Poi delle patate, se vogliamo fare qualche volta le patate al posto del pane. Poi abbiamo preso come frutta secca delle mandorle da mettere nello yogurt, mangiate così per spuntino. E poi abbiamo speso quasi 6 sterline pazzi di tonno, perché ho detto vabbè, come pesce qui non ne troviamo tantissimo, se proprio ce lo dobbiamo mangiare ce lo mangiamo discreto, e quindi ho preso questo che praticamente è forse un pasto e mezzo, però ce lo faremo bastare per due. E guardate che bei tranci, ed è della settimana spagnola. E la prima busta è andata. Andiamo con l'altra, non so più però dove mettere le cose. Piccola piantina di basilico, yogurt, Activia, zero grassi, senza zuccheri aggiunti, alla ciliegia, buoni. Pomodori da insalata, proverò a bermi questa cosa magari a metà mattinata o il pomeriggio al lavoro, tè verde e limone, anche per incentivarmi più a bere. Il tè verde forse non lo so, devo vedere se mi piace o meno. E per questa ragione ho preso questa, guardate che bella, c'era solo di questo, è l'unica di questo colore, cioè ricapitoliamo, l'unica rimasta era di questo colore e mi piace tantissimo. Si può bere sia così che con la cannuccia, però se non vuoi la cannuccia puoi chiudere, puoi toglierlo e chiudere con questo. Mi piace tantissimo perché c'è scritto che le cose rimangono 12 ore fredde e 6 ore calde, quindi perfetto. E ovviamente la cannuccia è riutilizzabile perché è di ferro e mi piace molto di questo colore, l'ho voluta prendere e me la porterò al lavoro e poi la lascerò direttamente lì. Così tutti i giorni posso farmi il tè. Poi ho preso due peperoni rossi a 59 centesimi alla Lidl e poi ho scoperto essere 39 centesimi al Tesco, ma comunque. Poi abbiamo preso, perché erano in offerta, sono scappate, ne ho cedere una, ma sono tre melanzane, queste erano 65 centesimi ciascuna. Poi abbiamo preso quark senza grassi, secondo me questo non è buono, non lo so, però il mio ragazzo l'ha visto, ha detto prendiamolo. Poi ho preso una ricotta, sto facendo vedere tutti i latticini, i cottage cheese che sarebbero i fiocchi di latte senza grassi, e poi due mozzarelle. Poi abbiamo preso 6 uova organiche che sono belle grosse,
eccole qua, tre zucchine. Ho voluto prendere queste qui nella plastica perché erano piccole. Quelle, scusa, erano zucche, sembravano, non lo so. Due cetrioli, non mi entra più niente qui. Couscous, che ho trovato integrale e quindi l'ho preso integrale. Anche se abbiamo guardato la differenza con quello normale non è molta. Grana padano, pezzettino. Lenticchie rosse, ci piace fare la zuppa di queste qui con altre verdure e poi frullarla, viene buonissima, bella cremosa. Poi questi li ha presi il mio ragazzo per lui, sono cavoletti di Bruxelles, a me non piacciono molto. Poi ho preso fagiolini, rucola, perché era in offerta, 43 centesimi, eccola qua. Poi ci siamo quasi, stiamo finendo. Un bel cavolfiore, bello grande, gigante. Pomodorini in offerta da 1 pound a 71 centesimi. Un vino Chardonnay piccolo, perché noi non beviamo quasi mai vino, proprio rarissimamente. E me ne serviva uno piccolo, visto che ho comprato anche i gamberi e zucchine. Mi serviva magari per sfumare e l'ho preso per cucinare. Poi abbiamo preso aspettate, ok, no, stavo guardando com'è, 2 di prosciutto crudo come salume, diciamo. Abbiamo il prosciutto crudo o la bresaola, però questo costava 1,32 ciascuno, la bresaola tipo 4 ciascuno, quindi per il momento va bene così, anche perché abbiamo speso tantissimo. E ultimo, ma non per importanza, le pere Conference. Ce n'erano diffuse, però erano enormi. Visto che noi abbiamo un frutto, questo mi sa, mi dà più l'idea di un frutto invece che essere enorme. Quelle erano 3 pere insieme. E quindi questa è tutta la spesa che adesso dovrò sistemare. Mamma mia. Vi faccio vedere, eccola, la monella è tornata. Lana, saluta che sei mancata a tutti. No, va bene, sta nella busta. Poi c'è lui, ciao amore. Va bene, salutiamo. Noi salutiamo, speriamo che questa nostra spesa e il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Però io sono tornata, più aggressiva di prima, sono tornata. Ciao a tutti!